oggi a Porto San Rocco a Muggia, organizzata dall'Associazione Stelle Olimpiche. Allora sentiamo Sebastiano Franco. Le stelle olimpiche accendono l'estate di 400 bambini facendo scoprire tante discipline sportive che si sposano con una giornata di grande divertimento a Porto San Rocco, Muggia. Dalla vela al tiro con l'arco, scherma, ginnastica artistica ma anche pallanuoto e ping pong, sotto gli occhi di atleti che hanno fatto grande l'Italia con le loro medaglie, come Pamela Pezzutto, argento alle Paralimpiadi di Pechino e Londra. Sicuramente il ping pong è uno sport dove ti insegna la coordinazione, sembra strano però è così, e quindi per un bambino secondo me è uno sport interessante che ti permette comunque anche di aiutarti dal punto di vista fisico, quindi spero che sempre più bambini si possano avvicinare al tennis tavolo, anche perché un po' viene ancora considerato un po' lo sport da oratorio ma non uno sport che possa dare invece delle grandi soddisfazioni. Il vostro obiettivo naturalmente è quello di far conoscere, di far capire l'importanza dello sport in modo che non sia soltanto una bellissima giornata d'estate ma che continui tutto l'anno. Sì, la nostra idea, il progetto questo di Gioca Estate è proprio quello di trasmettere la passione, una vita sana per lo sport ma soprattutto divertirsi e anche comunicarla ai genitori, no? Di non imporre le proprie scelte ai figli ma che sia il ragazzo a scegliere cosa vuole fare. Per questo abbiamo voluto mettere insieme tanti sport per dare proprio l'occasione di provarne tanti in un colpo solo e dice, magari uno scopre di essere portato per uno invece di un altro.